Ciao a tutti ragazzi, allora come promesso vi ho portato, lui si chiamerà Lo Giocatore, come no, cognome Giocatore, Napal mi sa molto di Crozza, provenienza molto arrabbiato come ragazzo, si vede, sempre a Ruvesi. Ok, successivamente, quantità, la mia età, cioè 20 anni, sono nato 1,85, 66 kg per 1,85 e voglio farlo come si deve, capelli, allora testa, stile di testa, vado a premere per vederla, bello il bulbo, il classico bulbo, qualcosa di aggressivo, qualcosa di incazzato, un po' ragazzo strano, qua dei problemi, questo classico bulbo di tutti i ragazzi d'oggi, c'è un po' ad Andre the Giant, vabbè ragazzi impazzisco con una capigliatura così, come cazzo fai a non vincere? Questo è proprio il classico ragazzo che ti spacca di botte, che è vissuto solo come mazzate praticamente, questo 2004, questo non si capisce, sono dei capelli messi a caso, ok? Delle liane in testa. Vabbè, comunque andiamo sugli afro. Colore, stile dei capelli. Tu sarai uno molto particolare. Appunto, da piccolo lui sognava di diventare sfera e basta. No, folte, folte così. Folte, brutte. Dei cose ovviamente le facciamo grigie. Perché lui ha dei problemi gravi. La barba, ecco, facciamola anche un po' degno. Peli corporei non ne ha, solo lì i peli. Gli occhi color ghiaccio, che proprio ti massacra, beh ragazzo, il corpo, allora, longilineo, poi è molto bianco lui, vedete, perché c'ha la barba, molto da box, pensa di essere a casa sua, no, perché è tutto ghiaccio, allora facciamo così, molto, molto bello. Vedete come delle riprese fatte bene rende tutto più bello. Benvenuti. Io comunque odio i clinch. Un'animazione molto interessante. Diamo il pugnetto. Com'è? Così. Diamo il pugnetto. Via. Sto perdendo troppa energia. Devo smetterla. Prendi. Questa pesa. Ragazzo mio, le hai prese. Ma svieni. Questa pesa, eh. Dai, tirami un pugno. Tirami. Dai, dai, guarda. Perché non sviene? No, ragazzi, devo stenderlo. Non sviene, lo sto massacrando, sta sanguinando dappertutto. Fallo cadere! Stendilo, stendilo! I capelli che sembrano attaccati con la colla. Genio altezza, storico 6-0. Questa è una scelta importante, ok? Scelgo lui. Ah, facciamo un allenamento, dai. Una simulazione, ma perché? Mannaggia mai che ho fatto difficile, ma sono scemo, non ho neanche un. Ho fatto. Stai scherzando? Oh, 1800 muto. Come cazzo ho fatto a leggere 3000 prima? È finita quanto ho fatto. B, bene. Continuiamo così, continuiamo. Grado. Non ti infortunare, ti prego, dai, almeno quando facciamo la partita non ti infortunare. Meno uno di resistenza. Quindi possiamo cominciare questo incontro. Dura poco, diamo il pugnetto. Ma quanto è carino quello. C'è la pancetta. Sta molto in difensiva quello, ha rotto. Vieni ad attaccare. Ti è piaciuto questo pugno? La raffica, lo stende subito. Lo stende subito. Lo stende! Questo è durato, ragazzi, 30 secondi. Sei durato un po' poco, sei precoce, direi, negli incontri. Bam! Ci vediamo Costantinov. Non so come funziona, forse ho scelto il più debole che. Pian piano, man mano, aumenta di difficoltà, mi sembra giusto. Un'altra dei quarti di finale, vediamo qua come si massacrano. Sono interessanti anche le animazioni. Grazie Costantinov, buon pugnetto, ciao. Dai, vieni qua, quanto ci metti? Questo è brutto, ragazzi, mi ha steso per bene, mi ha tirato una. Basta, facciamo rialzarsi subito se riusciamo ad alzarci, perché io una cosa che non sopporto è le partite così. Ma che. Cosa. Dai, che ti. 25 secondi, ho 25 secondi per stenderlo, ho 25 secondi per stenderlo. Dai, mi pugnetto, bravo. Vieni qua, dai che ti stendo. Beh, è brutto questo. Ok, questo mi è piaciuto. Volevi stenderlo, stendilo, via. Ok.
È stato dura, questo lo ammetto. Ho giocato, ho rischiato anche un bel po', però questo cazzotto tipo a striscio che lui non l'ha visto. Pare che gli ho spezzato le gambe, non è possibile cadere in quella maniera. Ok, qua proprio è stato uno schiaffino sull'orecchio che c'è nel rust che è molto forte. E successivamente Alvarez, il campione, come lo raggiungo io Alvarez, scusami, c'è. Facciamo l'allenamento. In questo allenamento miglioreremo il colpo veloce e la potenza gambe. Vediamo di stenderlo. Dai, poco tempo, non abbiamo. Ok, rendete conto, ai quarti ho avuto difficoltà, mentre questo l'ho steso in poco tempo, gli ho tirato praticamente un cazzotto sulla sinistra, l'ho steso del tutto, poi ho vinto, punto, pochissimi secondi. Quando è durato questo incontro? Un cazzo, Gilliam. Quindi in finale contro Gilliam, ecco qua, è già più importante per sleggere il combattimento. No, c'è una gabbia? Ancora, parlano solo di lui. Abile in kickbox, incontri affrontati in carriera 6, ha vinto 3 incontri di seguito per KO. Socia, amico, sei forte. Dove vai, Socia? Ok, massaggino alla mandibola, tutto bene, lui è lo giocatore, nome Lo, buona condizione fisica, esperienza di box, tra i fan si parla del suo debutto, addirittura, esperienza di box dove? Brutto, brutto questo. Madonna. Hai rischiato un bel calcetto in faccia, dai, dai. La difesa, senza difesa. Cazzotti, cazzotti, le pigli. Questa è brutta, questa è brutta. Destro, sinistro, destro, sinistro, destro. Buon round, hai giocato bene, solo che te sei, amico mio, un po' più spaccato in faccia, lo sai? Mamma mia, qua che cazzotto in bocca gli hai tirato, anche da sotto. Sono proprio schiaffi, come fa uno a non svenire con un calcio in faccia, mi spieghi? Vabbè, non, lo zio non dà consigli. Dai, sono onesto, dammi il pugno. Poi se non mi dai il pugno le prendo e ti stendo. Non l'era da, non mi ha dato il pugno. Devo fargli il capo. Te la stacco quella gamba. Dai, dai. 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 Dai, madonna, se l'hai prese, se l'hai buscate, pezzo di merda, l'hai prese di brutto. Rispetto alla Bruce Lee, ricordato. E qua, pam, pam. Ti sei spostato sul posto sbagliato. Guarda come si è accartocciato. Che cazzo di gobba c'ha l'arbitro? E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like, commentate. Cosa devo dirvi altro? Non vi basta questo?